Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas Cari amigas. fratelli, care sorelle, cari amici, cari amiche, siamo arrivati a un altro tutorial dell'alimento quotidiano. Oggi siamo nel libro 2, nella quarta settimana del libro 2, le lezioni necessarie per l'edificazione della Chiesa. Il titolo del messaggio 4, della settimana 4, è lo stesso, le lezioni necessarie per l'edificazione della Chiesa. Quindi parleremo questa settimana di diversi punti che parlano dei capitoli 17 e 18 del libro di Matteo, che sono molto importanti per la pratica dell'edificazione della Chiesa. Sai che siamo entrati dopo il capitolo 16 nell'incarico di questa nuova serie dell'alimento quotidiano, che è l'edificazione della Chiesa, l'edificazione. Nel capitolo 1 al 15 abbiamo visto l'opera di Gesù della cura delle persone, curando, preparando un gruppo di persone per far parte dei cittadini del regno, e queste persone adesso devono essere edificate. Per questo questa serie di alimento quotidiano arriverà alla fine, ci porta molto aiuto con riguardo a questo tema dell'edificazione della Chiesa. E in questo giorno di lunedì abbiamo visto Gesù, re del Regno dei Cieli, che ci porta una parola che il fratello Pedro Donghi ci ha condiviso, di cose che lui già aveva parlato nelle settimane precedenti. E lunedì ci mostra che la connessione c'è con il capo, con la testa. Lui parlò come questa camicia, questo prodotto fatto, che è usato materiale per fare, e il tessuto è fatto con la parte orizzontale e orizzontale. La trama è l'ordito, e questo ha a che fare con il nostro rapporto con Dio e con gli uomini, producendo allora una storia d'amore. E dentro di questa, prima di entrare nella lezione, vediamo un punto molto importante nel capitolo 17 di Matteo, in cui parla qui del martedì, la connessione con il capo, che dice nel 14: quando tornarono tra la folla, un uomo si lo avvicinò gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse: Signore, abbi pietà di figlio mio, perché è lunatico e soffre molto e spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non lo hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù gridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, e da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non abbiamo potuto cacciare noi? E lui disse loro, rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, passerà e niente vi sarà impossibile. Quindi questa parola qui, fratelli, ci mostra che questo giovane lunatico anche può essere tradotto come epilettico, che è uno che ha eplessia. D'accordo con la scienza, è una malattia neurologica. In verità, la persona che ha questo problema,
Questa persona perde il suo corpo, perde la connessione con il capo, con la testa, la parte del cervello, non può più comandare. E il fratello Pedro ci spiegò in modo molto in dettagli, ma l'importante è la parte spirituale. L'uomo, l'essere umano, è un problema molto forte con la testa da quando si scollegò di Dio e quando perde la connessione con il capo, con la testa, tutto diventa una confusione. Per questo era necessario, in questa situazione qui, essere alla riconnessione fra quella persona, fra il suo corpo e la testa. Lo stesso succede nella parte spirituale. Dobbiamo un'altra volta essere riconnessi, ricollegati con Dio, altrimenti la nostra vita sarà una confusione. Come già abbiamo parlato nel 16, l'edificazione della Chiesa. Se non siamo connessi nella Chiesa con il capo che è Cristo, noi possiamo portare molti problemi all'edificazione della Chiesa. Perché? Perché noi usciamo dalla autorità di Dio e facciamo le cose lontano dalla volontà di Dio. Per questo è necessario riscattare le persone che hanno perso questa connessione e noi stessi essere collegati con il capo che è Cristo. In Efesini 4, io vi leggo, versetto 15-16, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da colui tutto il corpo, ben collegato e ben messo da connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Quindi, fratello, è importante riprendere il capo, essere sotto il capo di Cristo affinché l'edificazione della Chiesa succeda in modo normale, è adeguato. E abbiamo visto che l'edificazione di se stesso in amore, come il fratello Pedro sviluppò molto, l'edificazione all'ambiente in cui Dio cercò di introdurre l'uomo in cui viveva, e il padre e il figlio vivevano in questo ambiente e volevano introdurre il figlio e l'uomo in questo ambiente d'amore, in questa sfera d'amore. Per questo, in questa edificazione della Chiesa, dobbiamo avere anche questa storia di questo amore, questa storia di amore che Dio vuole avere con l'uomo. È questo rapporto fra Dio, il figlio e i fratelli, e vedremo in più dettagli nel giorno di mercoledì. Andiamo già da giovedì. La condizione necessaria per l'edificazione della Chiesa, il tema del giorno di giovedì è questa prima lezione di estrema importanza per noi. Io vorrei dire che tutti sono importanti, ma iniziamo qua, Versetto 22, noi siamo riuniti. versetto 22, 22 del 17 di Matteo. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Quindi, fratelli, questi due versetti ci mostrano quanto è importante la via della croce, il cammino della croce che il Signore doveva prendere e camminare, in cui doveva camminare, come noi siamo stati generati, siamo nella vita della Chiesa per partecipare all'edificazione della Chiesa. Quindi la via della croce fu molto importante per il Signore Gesù e dello stesso modo è più importante per noi, e del 24 in poi per noi. Abbiamo questa prima lezione. Quando furono giunti a Capernaum,
quelli che ascoltavano le didrame si avvicinarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le didrame? E gli rispose: Sì, guarda Pietro, come gli ha risposto velocemente. Questo è chiesto dagli uomini giudei dopo i 20 anni, quando chiesero ai discepoli se Gesù pagava. Pedro all'improvviso disse sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: Che te ne pare? Simone, il re della terra, da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse: I figli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai un statere, prendilo e dallo loro per me e per te. Guardate, fratelli, questa prima lezione è molto importante perché Pietro qui dà una risposta senza tornarsi al Signore, senza consultare il Signore. Lui rispose in se stesso, d'accordo con la logica umana, i pensieri umani, e lui finì per fare una cosa che non era dovuta. Questa è una lezione per noi. E il Signore, per condurre quella situazione, ha chiesto a Pietro di riflettere su quello. Questa riflessione è stata nell'atto di gettare l'amo e prendere il primo pesce che verrà su, aprirgli la bocca, troverai un statere, prendilo e dallo loro per me e per te. Questo qui è una situazione un po' diversa. Vai lì, lui potrebbe andare da Giuda e chiedere il valore per pagare la imposta, ma no, il Signore voleva portarlo a riflettere su quello che aveva fatto. Questo fa il Signore nella nostra vita. Quante volte il Signore nella Chiesa, le volte pensiamo che facciamo una cosa buona, molto brava, siamo bravissimi, ma vediamo che non è una cosa giusta. Il Signore ci dà l'opportunità di riflettere su quella situazione e invece di avere rabbia dei fratelli, di lasciare il servizio, non è quello che i fratelli volevano. Dobbiamo andare davanti al Signore affinché il Signore ci possa dare luce davanti a quella situazione. Questo ha fatto Gesù con Pietro con riguardo a questa, la prima lezione ha a che fare con la nostra capacità naturale, la logica. Alle volte la cosa non sono cose cattive che danneggiano l'edificazione della Chiesa, con cose del peccato, del mondo, ma cose buone del nostro uomo naturale che possono danneggiare l'edificazione della Chiesa, non è vero? Allora, Gesù vuol mostrare a me e a te che le nostre buone intenzioni e logica naturale, d'accordo con il concetto di certo e sbagliato, sono cose di Satana. È impossibile alla nostra mente naturale giudicare le cose di Dio perché queste sono nel piano terreno. Dio vuole trasferirci di piano, cioè trasferirci al piano celeste. Questo abbiamo visto nel capitolo 16, quando il Signore disse che morirebbe, risusciterebbe, e Pietro l'ha riprovato dicendo: Signore, non succede questo non ci avverrà mai. Ma Gesù voltatosi disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu mi sembri di scandalo, tu non hai senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Noi dobbiamo cambiare di piano per capire le cose di Dio. Mentre noi siamo in questo piano, non potremo raggiungere le cose di Dio e danneggeremo l'edificazione. Ma Pietro ci aiutò portandoci alla storia di Mosè,
dove c'è una figura molto buona per capire che Mosè ebbe tre pari di 40 anni nella sua vita. Nel primo è stato perfezionato, ricevuto capacità, abilità, perché lui studiò lì nell'Egitto, ha acquistato della capacità, la scienza egiziana. In questi 40 anni pensava di essere molto potente e in ciò che aveva imparato. Ma quando il Signore completò i 40 anni, lui ha dovuto stare più 40 anni nel deserto. E dopo 80 anni, Dio ha potuto usarlo lì nell'Egitto per portarlo della quella situazione. Dio ha bisogno che noi abbiamo abilità da una parte. Dobbiamo avere più capacità, Dio vuole incaricarci di più cose, ma da un'altra parte non possiamo avere fiducia nella nostra propria capacità. Per questo Mosè ebbe quella visione dell'albero che bruciava, ma non si consumeva. L'opera che fa il Signore stesso, lui ha bisogno solo di canali giusti per fare la sua opera. Allora, fratelli, dopo di questo periodo dei 40 anni nel deserto, il Signore usò Mosè per uscire dall'Egitto con il popolo, e per questo il Signore deve eliminare la nostra forza naturale per usarci nell'edificazione della Chiesa. Che lezione meravigliosa! Leggiamo il Vangelo di Matteo. Il Signore ci portò questa luce importantissima che tu devi illuminare con i fratelli della tua chiesa, nel tuo gruppo familiare. E qui in San Paolo ci sono diversi distretti, parti delle zone della città. Dobbiamo illuminare questo con i fratelli per essere aiutati, illuminati dal Signore in questo aspetto. E dopo c'è nel venerdì una lezione importante, necessaria per l'edificazione della chiesa. E entriamo nel capitolo 18 di Matteo. In quel momento, versetto 1, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? E qui puoi vedere quale è la cosa, dove, cosa vuole l'uomo naturale. Sente la necessità di avere una posizione, di avere un titolo. Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: lui, Gesù sempre ci aiuta in questo modo pratico. Lui aiutava i discepoli in modo pratico, in modo semplice. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, è molto importante, fratelli, quando guardiamo un bambino, questo è semplice, è puro, e di questo che abbiamo bisogno nell'edificazione della Chiesa, nei servizi della Chiesa, nel trattare con le persone, predicare il Vangelo, semplicità, essere puro. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli, e chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me. Quindi, fratelli, per natura l'uomo, lui vuole cercare il primo luogo, vuole essere il primo. Qui, fratelli, tutti vogliono potere. Questa lotta per la disputa per la posizione può danneggiare la Chiesa. I primi apostoli lavorarono fedelmente per la Chiesa e per l'edificazione. Quando
è morto l'apostolo Paolo, Giovanni già non c'era più la parola profetica. Questa mancanza di visione fa con che il popolo sia corrotto perché non c'è direzione. Nella fine del primo secolo, inizio del secondo, già iniziarono le dispute, i litigi per la posizione. Per questo, fratelli, dobbiamo dare valore alla parola profetica che il Signore ci dà in modo così abbondante. Ogni settimana, ogni giorno abbiamo abbondanza di parola. E in quella situazione del primo e secondo secolo è entrato i vescovi con una buona intenzione, un vescovo con una buona intenzione, lui per preservare la Chiesa ha introdotto la gerarchia iniziò le strutture del clero e tutto questo è condiviso dal fratello Pedro, questo pericolo che quando noi perdiamo la parola profetica, noi perdiamo la direzione e altre cose possono sostituire, alle volte ci sono delle cose buone per sostituire, ma per avere l'edificazione è necessario che il concetto naturale di posizione sia finito. Il più piccolo nel regno dei cieli è il primo fra noi. Sei disposto a camminare d'accordo con questo principio? Per i poveri di spirito è il regno dei cieli. Questa è la prima beatitudine registrata in Matteo. Lui in Matteo 5 già iniziò con beati i poveri di spirito, i umili, perché loro è il regno dei cieli. Il regno dei cieli non appartiene a quelli che prendono da forza un luogo per sostenere la sua posizione e desideri, ma per il potere, ma il regno dei cieli è di quelli poveri. Poveri in spirito, quelli che si svuotano. Per questo fratello Pedro sempre ci aiuta con Isaia 57, 15, che nella versione King James, che possiamo vedere lì come è importante essere persone di spirito persone di spirito umile, oppresso, di cuore ravveduto. Queste persone non lotteranno per avere una posizione, qualcosa, ma queste si svuotano da se stessi. A queste il Signore guarda con molta attenzione. E 66,2 pure, questo tipo di persona cerca il Signore per la sua edificazione. Diverso da questo è il principio maligno di Satana, che sempre vuole essere più grandi, vuole essere sopra gli altri, e questo, fratelli, questo danneggia la Chiesa, li può distruggere a te, può distruggere l'edificazione. Il processo danneggia, questo danneggia il processo di edificazione della Chiesa. Non lottare per posizione della Chiesa, questo. Litigare per questo, fratelli, cerchiamo di umiliarci sempre davanti al Signore. E abbiamo qui, ancora nel capitolo 18, versetto 6 a 9, abbiamo la terza lezione. Vediamo pure nel venerdì, la seconda lezione. Vediamo la terza lezione, la lezione necessaria per l'edificazione della Chiesa. Nessuno di noi vive per se stesso. Qui abbiamo versetto 6 fino al versetto 9. Ma chi avrà scandalizzato di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa a un collo una macina di ammolino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Fratelli, non possiamo vivere per noi stessi, ma per le persone, in speciale per i piccoli, le persone che hanno più bisogno, che hanno più bisogno di aiuto. In Romani 14, guardiamo bene, da vicino, lì vediamo. Versetto 7 e 8,
Io vi leggo questo testo. Diz assim: Dice così: Nós vivemos. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore, sia dunque che viviamo che moriamo, siamo del Signore. Somos do Senhor. Graças a Deus, né? Allora, grazie al Signore. Nel versetto Perché il regno 17 di Dio dice: Perché il consiste. regno di Dio non consiste in vivanda né bevanda, ma in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E nel 18 dice: Poiché chi serve in Cristo in questo è gradito e approvato dagli uomini. 19. Assim pois, 19. Cerchiamo siamo dunque di santificati in conseguire tutto, le nella cose che comunione, contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Quindi è totalmente diverso da questa situazione di disprezzare le persone, di fare di fare persone in meno e a voler essere più alto delle persone. Vogliamo sempre, noi siamo aiutati, fratelli. Una terza lezione è dal versetto 10. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Perché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Quindi Dio ha degli angeli che sono nel cielo davanti a Dio e questi prendono cura di queste persone. Se siamo contro queste persone e disprezziamo loro, questi angeli saranno lì. Perché vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parla così, fratello. Davanti al mio Padre celeste, nei cieli, nella faccia del Padre mio. Dobbiamo fare attenzione a non disprezzare le persone. Davanti a questo, non dobbiamo disprezzare nessun fratello, anche i piccolini. Você sabia que cada um de nós Sai che ognuno di noi ha degli angeli che che sono Dio invia e addosso che sono intorno a noi, questi piccolini che forse qualcuno può disprezzare. Gli angeli vanno alla presenza di Dio per intercessione, intercedere. Hai mai pensato disprezzare qualcuno di cui ci sono degli angeli davanti al Padre? Fratelli, adesso andiamo al sabato. Ci sono risolvere i conflitti mediante la comunione. Dal versetto 15 fino al 17. Se il tuo fratello ha peccato contro di te, e vai convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendili con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se lui rifiuta di ascoltarlo, dillo alla Chiesa. In riassunto di poche parole, ogni problema fra noi e i fratelli dobbiamo andare ai fratelli per avere comunione. E questo non è per condannare o pulire le spazzature, non è finire con i fratelli, ma restaurare la persona, portare la persona un'altra volta alla comunione, alla luce, per mettere la persona sotto la luce del Signore in quella situazione. Invece di dire le cose, di raccontare le cose, vai diritto al fratello, non dire uno all'altro e parlare delle cose in modo leggero, e se non è riuscito non sei riuscito ad andare bene a situazioni, chiami i fratelli più responsabili per aiutare a ristabilire la comunione fra i fratelli, va bene? Allora qui io voglio prendere questa lezione per noi e entro già nella domenica, che è l'ultima lezione, che è perdonare e chiedere perdono. Nella edificazione della Chiesa, fratelli, è molto importante il rapporto fra i fratelli. Noi dobbiamo fare attenzione in questo, come
Nel matrimonio, se vuoi avere una bella vita coniugale, devi avere un bel rapporto con la moglie, con il marito, perché in questo contesto vengono delle situazioni, è necessario spesso perdonare e chiedere perdono alle persone. E oggi siamo molto duri di cuore con riguardo a perdonare e chiedere perdono. I fratelli sempre ci aiutano, perché molte volte prendiamo la nostra ragione e vogliamo seguire con questa, e perdiamo l'opportunità di applicare questa lezione alla nostra vita. Il perdono è una lezione molto importante nell'edificazione della Chiesa. Se non sappiamo perdonare nell'edificazione della Chiesa, non sappiamo chiedere perdono, non ci sarà l'edificazione della Chiesa. Per questo, questa lezione è molto importante, ci chiede l'attenzione quante volte dobbiamo perdonare. Nel piano terreno c'è limite per il perdono. E qui parla di quel testo di Pietro che ha chiesto al Signore: Signore, quante volte dobbiamo perdonare una persona? Fino a 7 volte? Cioè, la capacità di perdonare qualcuno nel piano terreno è al massimo 7 volte, io riusciamo 1 o 2, ma anche così il Signore aiutò Pietro. Non ti dico 7 volte, ma 7 volte per 70. Questo, fratelli, vuol dire perdonare le persone, e quando il Signore insegnò le persone e i discepoli a pregare, insegnò loro a chiedere perdono in Matteo 6,12. Perdonare domanda e chiede che noi usiamo di misericordia, e Giacomo 1,2,3 dice che il giudizio è senza misericordia per colui che non ha usato di misericordia, perché la misericordia è oltre al giudizio. Noi dobbiamo usare di misericordia per le persone, perché questa potrà vincere sul giudizio. Qui, se qui sulla terra non hai perdonato, non hai usato la misericordia di Dio, lui ti giudicherà senza misericordia. E qui diciamo misericordia. Per questo usiamo di misericordia, perché la misericordia è sul giudizio. Quando usiamo soltanto il certo e sbagliato, quando giudichiamo, cioè così di mettere i fratelli in prigione, stiamo radunando per noi il giudizio. Per quando perdoniamo i fratelli, abbiamo più profitto. E qui c'è il capitolo 18 di Matteo, che parla di quel debitore, che la persona a cui aveva un debito perdonò il debito, ma lui non perdonò di colui che lo debitava, lui che molto di meno. Noi siamo stati perdonati, abbiamo un debito con il Signore, lui ci ha perdonato, e noi pure dobbiamo perdonare i nostri debitori. Queste lezioni sono preziosissime, il tempo è corto in un tutorial, ma speriamo che questa tua parola possa benedire a te, Gesù e il Signore.